la gente delle volte in sala piangeva, no? Non facete più questi film così perché ci commuoviamo, noi veniamo al cinema per divertirci. Ha commosso tutti i presenti in sala il documentario Giorni di un cinema passato, l'opera del regista irpino Giuseppe Rossi, che ripercorre la vita di Nicola D'Amelio, conosciuto da tutti come Lillino, fondatore del cinema nuovo di Lioni. La pellicola racconta del suo rapporto profondo con la settima arte e come col trascorrere del tempo questa sia mutata. Presto verrà realizzato a Lioni anche un museo sulle orme del documentario, al cui interno l'opera verrà proiettata in pellicola, come accadeva negli anni 50. La serata, dedicata al cinema, è stata scandita anche da altre proiezioni di opere realizzate sempre da Giuseppe Rossi. Un cinema il suo che spazia dal fantasy come Blue Crystal ai video musicali, al corto L'ora di pranzo realizzato in collaborazione con il Rotaract Club in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. In ultimo è stato presentato in anteprima assoluta il nuovo lavoro del regista di Guardia Lombardi, un horror intitolato L'esorcismo dell'acqua.